Rammarico, no? Rammarico perché aver perso un quarto posto così dà fastidio. Sì, sì, rammarico può essere la parola giusta, ma secondo me comunque adesso dobbiamo soltanto guardare avanti, perché diciamo che la partita è già finita. Sì, sicuramente sappiamo che comunque se avessimo vinto potevamo raggiungere il quarto posto e saltare un turno, ma questo comunque secondo il modo di vedere di tutti quanti cambia poco, perché comunque se vogliamo poi ambire veramente dobbiamo pensare adesso alla prossima partita, e cambia poco, diciamo, un turno in più, e dobbiamo subito ricaricare e riprendere, diciamo, più energie possibili e riposarci bene, e poi iniziare di slancio a settimana verso domenica per andare a fare una grandissima partita e vincere. Prima cosa ti chiedo come stai gestendo questa pubalgia. No, adesso sto meglio. Questa settimana mi sono allenato tutta la settimana con la squadra, ho fatto tutti quanti i lavori e credo anche oggi in campo si sia visto che comunque fisicamente stavo meglio, ero più brillante. Partita di oggi brutta nella prima mezz'ora, poi rammarico nel secondo tempo, perché dopo il tuo gol avete avuto la palla del 3-1 più volte. Sì, infatti diciamo è l'analisi giusta, perché come hai detto tu all'inizio siamo entrati in campo non male, ma sono entrati in campo molto bene loro, quindi abbiamo un pochino subito, però poi una volta fatto l'1-1 abbiamo iniziato a prendere comunque dominio e abbiamo fatto subito il 2-1 inizio secondo tempo, e abbiamo avuto come hai detto tu più volte occasione per fare il 3-1, ma anche dopo il 2-2 abbiamo avuto 3-4 volte la palla per poter fare il 3-2 e chiudere la partita e vincerla. Non siamo riusciti, dobbiamo migliorare sia nel non prenderlo sia nel cercare di far gol. Ti chiedo un'ultima cosa, tu che sei cresciuto in quella curva, manda un messaggio alla telecamera ai tuoi tifosi per i playoff. No, io capisco che comunque i tifosi magari non sono tanto soddisfatti per oggi, ma innanzitutto comunque io e tutta la squadra comunque li ringraziamo perché ci sostengono, e poi per quanto riguarda anche i playoff di continuare a sostenerci e di farci sentire il loro calore, perché ci potrà dare una grandissima mano.